Allora diamo inizio alla sessione numero 3, nella quale si parlerà di aree portuali resilienti e opere di difesa. Il moderatore è il professor Mario Calabrese, al quale lascio la parola in modo da poter introdurre la keynote lecture e tutti gli interventi programmati. Grazie. Funziona? Penso di sì. Allora, la keynote lecture, io chiamo a parlare l'ingegnere Luigi Merlo, di Federlogistica. Luigi Merlo, insomma, per chi si occupa di questioni portuali, è persona ultra conosciuta. Mi sembra che il Corriere del Mezzogiorno, quando ha preso la laurea honoris causa presso Unisalento, ha definito la sua carriera come una carriera tutta quanta spesa nell'ambito della portualità. È stato presidente dell'autorità portuale di Genova, ha contribuito a scrivere la riforma, diciamo, dei porti, che ha portato all'autorità del sistema portuale, e adesso si occupa di Federlogistica. Quindi quale lettura più importante, insomma, più indicata di questa, in un momento in cui abbiamo il PNRR che prevede, insomma, che investe per i porti circa 9 miliardi di euro e circa 60 miliardi sulla portualità, della logistica, mentre la mobilità, insomma, un punto di vista sicuramente di Luigi Merlo è di grandissimo interesse. Prego, grazie. Pensaccia 30 minuti. Buongiorno e intanto ringrazio per l'invito. Ringrazio soprattutto per le cose che ho ascoltato e che ascolterò e che sono dal mio punto di vista molto, molto interessanti. Il mio, come è stato detto dal professore, cerca di essere un contributo di contestualizzazione delle cose importanti che state facendo e ci state raccontando rispetto ad uno scenario di programmazione e di pianificazione delle opere portuali che secondo me avrà una evoluzione molto rilevante. Forse l'avrà se, come le ultime indiscrezioni dicono, che avremo un ministro del mare e quindi per noi ci sarà tutti da lavorare e da pensare. Ma lo ha soprattutto, ne parlavo con alcuni di voi durante il coffee break, rispetto ad uno strumento pianificatorio di cui si sta parlando pochissimo, ma che sarà determinante e essenziale anche per i vostri studi e il vostro lavoro. Mi riferisco alla pianificazione dello spazio marittimo. Io non so quanti di voi abbiano avuto modo di approfondire il tema. Voi sapete che nel 2014 l'Europa ha emanato una direttiva europea che obbliga tutti gli Stati membri marittimi a programmare una pianificazione di spazio marittimo, ossia di fatto fare piani regolatori dei propri spazi marittimi di competenza. L'Italia ha recepito la direttiva nel 2016, siamo nel 2022, i piani non c'erano ancora, diciamo così, perché in realtà 20 giorni fa il ministro Giovannini ha presentato agli stakeholder il lavoro che le commissioni hanno compiuto per redigere i singoli spazi marittimi delle aree divise della nostra penisola. Si tratta di un lavoro corposissimo, di migliaia di pagine, per le quali entro la fine di questo mese vanno formulate le osservazioni, per poi predisporre il piano finale e comunicarlo alla Commissione europea. Per essere sincero, pur essendo trascorso tanti anni, secondo me vi è stata un'accelerazione negli ultimi mesi perché la Commissione europea stava avviando una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. È importante leggere quel documento, se no, quei documenti, con un po' di pazienza, e soprattutto sarebbe importante se osservazioni, anche se il tempo è ristretto, arrivassero anche da voi. Per quale ragione? Perché noi parliamo di un documento pianificatorio che è sovraordinato rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione, ad eccezione dei piani regolatori portuali. Però è sovraordinato sugli strumenti regionali, sugli strumenti comunali, e regola, visto che non fanno parte dei piani regolatori portuali, quei porti che non rientrano nell'autorità di sistema portuale. Il lavoro di pianificazione coordinato dal Ministero, dal MIMS, dal Ministero
dal vecchio Ministero dei Trasporti, ha coinvolto tutti gli altri ministeri competenti per la parte marittima, e quindi il Ministero della Transizione Energetica e Ecologica, il Ministro dell'Agricoltura e della Pesca, il Ministero dei Beni Culturali e ha avuto come il Ministero dello Sviluppo Economico e ha avuto come auditore il Ministero della Difesa. Il punto debole, secondo me, di quel documento, ritengo utile fare questa considerazione iniziale perché poi è strettamente legata alle cose che diremo rispetto alle opere portuali, perché questi elementi condizioneranno molto le opere portuali e le scelte strategiche dell'autorità di sistema. Il documento che è stato elaborato, come dire, da autorevoli tecnici è mancato palesemente di una regia politica. In che senso? Nel senso che questo documento, una volta che sarà varato, non si capisce chi lo gestirà, o perlomeno da quello che contiene il documento ci sarà una specie di diarchia. Da una parte il Ministero delle Infrastrutture, vedremo come si chiamerà, e il Ministero dei Beni Culturali. Diventa centrale e fondamentale il Ministero dei Beni Culturali e quindi paesaggio. Ora, da questo punto di vista non penso di dover aggiungere altro rispetto alle cose che abbiamo detto sui campi eolici, rispetto a quello che può essere rispetto alle dighe e alle protezioni a mare, rispetto a quelli che sono i temi che possono in qualche modo riguardare le infrastrutture resilienti. Allora, primo tema fondamentale è riconsiderare questo ragionamento in una ottica molto importante. Secondo tema, dalla riforma del 2016, dalla riforma del Rio, ad oggi sono stati avviati in molte autorità di sistema, qui vedo alcuni autorevoli rappresentanti delle autorità di sistema, le procedure per i nuovi piani regolatori di sistema, ma ad oggi non ce n'è ancora uno che abbia ultimato la sua definizione. E il senso della riforma aveva anche quello di una regia nazionale che avrebbe dovuto rendere compatibili i singoli piani, non solo dal punto di vista economico, nel senso che non vi fosse, come dire, un eccesso di offerta, di infrastrutturazione, penso alle politiche scellerate del passato in alcuni ambiti, penso al settore dei container, ad esempio, penso alla crisi dei porti di transshipment, alla situazione ancora oggi molto difficile a Taranto, a Cagliari. Ma allo stesso tempo anche dal punto di vista delle risorse, della sicurezza, degli effetti di carattere ambientale. Quindi pianificazione spazio marittimo, piani regolatori di sistema. La legge del Rio prevedeva una fase di transizione, tant'è che allora io mi trovavo al Ministero, lavorammo col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, col Presidente Sessa, E con l'ingegner Ferrante, inventandoci, ne parlavamo l'altro giorno con i rappresentanti di Ancona, la variante localizzata, perché l'eccessivo utilizzo dell'adeguamento tecnico funzionale in qualche modo, sia dal punto di vista della pianificazione delle opere ma anche dal punto di vista commerciale, rischiava di far venir meno una visione politica portuale di carattere nazionale. E quindi la variante localizzata aveva quel fine in chiave transitoria di accompagnamento al nuovo piano regolatore e nuovi piani regolatori di sistema. In tutta questa fase molto elaborata, molto lenta, di regia nazionale, di pianificazione ancora fortemente in ritardo, ci sono due elementi che si sono incrociati. Uno, il PNRR e quindi la necessità di poter utilizzare queste risorse, l'altro gli effetti del cambiamento climatico anche sulle coste e sulle attività di carattere marittimo. Il PNRR, non essendoci a monte questo tipo di programmazione, questo tipo di pianificazione e tantomeno il nostro Paese non avendo ancora predisposto come l'Olanda, la California o il Giappone un piano relativo alle opere resilienti, in qualche modo ha preso dagli archivi i progetti che erano già pronti e predisposti e ha avviato questo tipo di risorse. E forse ad eccezione, come dire, di un'opera che conosco bene e che, sulla cui riflessione poi dal punto di vista realizzativo credo che si parlerà molto, che è la diga di Genova, altre opere di rilievo che in qualche modo riguardino la protezione a mare o una situazione di rilevanza così sugli aspetti marittimi sono assai poche. Molte riguardano lo sviluppo
di opere che erano in corso, di ampliamento di attività portuali o un altro tema delicato dal punto di vista energetico ambientale, il coal darrowing, ossia l'energia da fornire alle navi, dove peraltro dal punto di vista progettuale di fornitura elettrica siamo in fortissimo ritardo, in fortissima difficoltà. Quindi il PNR è stata un'occasione al momento mancata, perché dal punto di vista della progettazione di opere marittime resilienti non vi era quasi nulla, e ora ci troviamo di fronte al come affrontare la sfida rispetto al cambiamento climatico. Su questo, come Federlogistica, abbiamo iniziato a lavorare da tempo con Enea. Abbiamo questo progetto europeo, al quale partecipa e ringrazio il professor Tomasicchio, che è co-clicò insieme a tutti gli altri centri di ricerca europeo, che dovrebbe in qualche modo ragionare su una pianificazione del Mediterraneo rispetto all'innalzamento del mare e sugli effetti dal punto di vista previsionali, ma soprattutto della gestione prospettica di questi effetti, sui quali c'è molta preoccupazione. Negli ultimi anni abbiamo visto molti fenomeni che una volta erano definiti straordinari, che non lo sono più, dal punto di vista delle coste, sia dal punto di vista, diciamo, degli uragani mediterranei, sia dal punto di vista della concentrazione di difficoltà operativa dei porti, il cambiamento dei venti, la necessità in qualche modo di modificare l'operatività dei porti dal punto di vista della sicurezza. Sta cambiando il lavoro di molti soggetti che sono quelli in qualche modo che collegano il mare alla terra, penso al lavoro dei rimorchiatori, dei piloti, degli ormeggiatori, che lavorano in condizioni molto diverse e molto più pericolose. Stanno modificandosi anche con l'introduzione di tecnologie i sistemi di ormeggio delle navi, perché sempre più assistiamo a navi che strappano gli ormeggi in maniera molto violenta. Abbiamo anche una condizione spesso, di banchine storiche a fronte di navi più grandi e più alte, quindi con un effetto vela molto più rilevante. E non c'è stato non solo, una serie di interventi strutturali per ragionare su una nuova costruzione di infrastrutture capaci di affrontare la doppia sfida del nuovo armamento di dimensioni notevoli e il cambiamento climatico in maniera molto seria, ma anche dal punto di vista delle politiche banalmente manutentive, la sostituzione delle bitte adeguate e delle infrastrutture basilari per le attività marittime. Da questo punto di vista non c'è stata una pianificazione e una scelta strategica nazionale. E in più abbiamo assistito e assistiamo quotidianamente in molti porti a effetti di crollo di banchine, di sgrottamenti, di difficoltà operative che in qualche modo si vengono a determinare. Tutto questo quindi per dire che cosa? Che occorre creare, un elemento di filiera molto importante. Il Ministero Infrastrutture e la Direzione Porti, per come erano tradizionalmente organizzati, sono ministeri prettamente amministrativi. Da un lato di finanziamento di opere, da un lato di responsabilità di governo della macchina complessiva e sono soggetti di vigilanza dell'autorità di sistema portuale, ma non hanno una struttura tecnica adeguata di supporto, anche perché le autorità di sistema hanno organici molto ridotti. L'insieme di tutte le autorità di sistema portuale superano di poco i 1000 dipendenti. Le strutture tecniche hanno un lavoro, ciclopico, spesso con risorse molto, molto limitate. Quindi questo dovrebbe far ripensare, al di là se ci sarà o meno il Ministro del Mare o l'attività verrà mantenuta all'interno del tradizionale Ministero, un processo di organizzazione specifica per le opere marittime e per opere costiere, perché questo vale per i porti, ma secondo me vale molto anche per la parte ferroviaria e stradiale che corre lungo le coste del nostro Paese, in grado di dare un supporto tecnico ai soggetti che si occupano di questo. Cioè, il tema centrale che mi premeva e che mi preme sottolineare oggi è questo, cioè il ruolo che voi potete svolgere non solo dal punto di vista tecnico quando siete chiamati in qualche modo dalle singole realtà, dalle stazioni appaltanti o dai soggetti, ma secondo me è venuto il momento che in qualche modo svolgiate un ruolo molto più pesante da questo punto di vista, nel senso che rispetto ad altri soggetti che si occupano di alcuni temi,
nel momento in cui, tra l'altro, dal punto di vista della ricerca, tra Enea, CNR, ISPRA, tutte le analisi, non sempre coincidenti, ma abbastanza rispetto agli effetti del cambiamento climatico sullo spazio marittimo, sono abbastanza chiari e definiti, che cosa, su cosa fare dopo o non c'è nulla o c'è poca chiarezza. E questo, secondo me, è un'azione che il vostro supporto tecnico dovrebbe essere fondamentale, con una visione, se possibile, di carattere nazionale, ma anche un supporto ai soggetti che da questo punto di vista dovrebbero operare, a partire, credo, dagli amici ed ex colleghi delle autorità di sistema portuale, che dovrebbe essere posto nella condizione di approfondimento e di conoscenza di questi temi. Si devono spesso concentrare sulla lotta alla burocrazia e sugli aspetti di carattere amministrativo procedurali, ma tutti gli aspetti che riguardano gli elementi nuovi di progettazione delle opere, secondo me, in qualche modo vengono oggi meno. Un ruolo centrale, poi sentiremo oggi dall'amico Baratono, può essere svolto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che pur ha una struttura anch'essa molto risicata dal punto di vista numerico, ma che dal punto di vista delle competenze oggi è l'unica frontiera rispetto alle osservazioni e all'esame dei progetti, che sta iniziando ad introdurre osservazioni rispetto ai temi che abbiamo trattato. Quindi io credo che sostanzialmente, se vi sarà un Ministero del Mare, credo che la centralità degli argomenti che abbiamo cercato di sintetizzare debbano essere questi. Ma rispetto anche alla pianificazione dello spazio marittimo, ad una preponderanza della visione paesaggistica e di tutela, rispetto di tutela paesaggistica, non di tutela ambientale, secondo me occorrerebbe questo tipo di capacità e questo tipo di visione. E per cui, nel ringraziarvi e nel lasciarvi questo tipo di sollecitazioni, anche come modello associativo, io ho realizzato questa associazione che è Federlogistica, che è l'associazione che si occupa dei grandi soggetti, dei grandi e piccoli soggetti della logistica, da Amazon al piccolo operatore locale, con un modello associativo che vuole essere una start-up, che non si occupa solo, come dire, dell'assistenza e del supporto tecnico o di consulenza alle singole aziende, ma che diventa in qualche modo un elemento di unione delle risorse migliori, della ricerca, dell'innovazione, per far comprendere come i processi di trasformazione logistica potrebbero subire un impatto rilevante di qui a 15-20 anni nel caso, come dire, una mancata programmazione rispetto agli effetti e alla debolezza delle infrastrutture si determinasse nel nostro Paese. Vi ringrazio. Grazie. Aspetta, ingegnere. Abbiamo il tempo per qualche domanda, se qualcuno... Non ho idea se, voglio dire... Roberto, vuoi fare qualche domanda? Noi forse non abbiamo accesso per vari motivi, insomma, e quindi di questo lo ringraziamo. Quindi vediamo se effettivamente questo Ministero del Mare, più volte auspicato, dove si andrebbero a raccogliere un po' tutte le competenze relative a realizzazione e gestione di opere in mare, di qualunque tipo esse siano. Vediamo se va in porto, come si dovrebbe appunto dire. No, in merito invece alla pianificazione degli interventi infrastrutturali, ahimè devo dire che non vi è stata nessuna cabina di regia, cioè la legge Delrio prevedeva che ci fosse una cabina di regia presso il Ministero, ne abbiamo già parlato altre volte, ma questa cabina di regia in realtà, se formalmente esistente, non è mai stata attivata e pertanto ritroviamo che le autorità portuali sono un po', come dire, in ordine sparso in merito alla programmazione delle attività e delle funzioni soprattutto che vogliono svolgere. Questo lo ritroviamo anche nei nuovi piani regolatori, di cui alcuni in fase di redazione. Cioè non vi è una condivisione, un tavolo sul quale si vanno a porre le idee di piano regolatore che si vuole portare avanti e le si confronta con quello che il piano regolatore che si intende sviluppare
presso un porto che magari è a 400 km di distanza appena. E dunque potremmo, secondo lei, avere una spesa che sarà eccessiva proprio con i fondi PNRR e una spesa che poi come benefici non sarà ottimale? Intanto lo spirito iniziale della norma prevedeva che questo tipo di attività fosse svolta all'interno dell'organismo di coordinamento delle autorità di sistema e dei presidenti e il lavoro fosse in qualche modo attribuito, la stesura del testo originario della norma, ad un coordinatore nazionale nominato dal Presidente del Consiglio, neanche dal Ministro, per dargli, come dire, un ruolo di maggior peso, il cui mandato sarebbe durato 4 anni, quindi come la durata dei presidenti della DSP, e che avrebbe dovuto coordinare, diciamo, affiancando il ministro di riferimento, presidenti per dar vita a questa pianificazione nazionale. In sede di discussione della norma, al Senato fu fatta, dato che la norma di riforma è una riforma parziale perché era agganciata alla riforma Madia e quindi era agganciata solo alla parte delle autorità di sistema relativamente alla pubblica amministrazione e quindi all'organizzazione delle autorità di sistema. In sede di discussione alcune forze di maggioranza posero il vincolo per l'approvazione che fossero eliminate alcune parti e una parte riguardasse proprio il tema del coordinatore. Sulla spinta di alcune presidenti di autorità di sistema che avevano il timore in qualche modo di essere coordinati e per una spinta che vi era allora a evitare un centralismo rispetto alla pianificazione portuale. Quindi il coordinatore fu sostituito dalla figura di un esperto nominato dal ministro e che dura in carica quanto dura il governo. Nella scorsa legislatura sarebbero cambiati 3 esperti, in sostanza. Questo ha fatto sì che da quando la legge è in vigore l'esperto non sia mai stato nominato. Questo è un limite perché quel tavolo funziona, ma non può essere solo l'elemento accademico dove il ministro convoca periodicamente i presidenti, che si fa l'agenda delle questioni generali. Dovrebbe lavorare quotidianamente con tutte le strutture, con la struttura tecnica di missione, con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, eccetera, per avere una visione armonica delle opere portuali. Aggiungo che il rischio di una... nessuno oggi calcola su base nazionale gli effetti dell'infrastruttura sulla visione, sulla capacità complessiva nei singoli settori di merceologia di riferimento e quindi il rischio di una sovracapacità rispetto all'offerta c'è, soprattutto nel settore del container dove ora c'è un radicale cambiamento, nel senso che anche a seguito delle disposizioni di carattere ambientale e la spinta a utilizzare molto il trasporto ferroviario, quindi con l'obiettivo di raggiungere il 30 e il 50%, molto ambiziosi e molto complessi, perché oggi a parte La Spezia e Trieste gli altri porti fanno una quantità molto residuale di trasporto via ferrovia, anche perché noi non sfondiamo i mercati internazionali, lo fa Trieste grazie alla sua infrastrutturazione storica che ora è utilizzata in via ottimale e che quindi può arrivare tranquillamente in Austria e in Ungheria, ma finché non ci sarà il terzo valico, ad esempio da Genova, potrai arrivare in Svizzera o in Germania, quando ci sarà sicuramente questo sarà una grande opportunità, quindi ci sarà un grande sviluppo degli interporti, con una regia che ad oggi non c'è anche, però questa è una tendenza che ormai si sta definendo e quindi i porti saranno sempre più luoghi, come dire, di transito veloce o dovranno essere luoghi di transito veloce, non di permanenza delle merci. E quindi se si efficienta la funzione portuale in termini di spazi di banchina, ma anche in termini di operatività, come dire, al di là delle esigenze tecniche che vi sono, legate ai dragaggi, legate alla lunghezza delle banchine, ma non di capacità di spazi, perché questi, come dire, rischierebbero di essere ridondanti rispetto ad una domanda. E questo è uno dei temi che giustamente
concorsi. E gli impatti, non so se si è sentito, gli impatti dello sviluppo portuale su tutte le filiere che sono coinvolte. Crede che sia il momento, perlomeno può fare una riflessione su quello che è il momento di guardare a questo aspetto di equilibri fra questi due grandi interessi in maniera maggiormente pragmatica, probabilmente fattiva, nella direzione di facilitare tutte quelle attività di completamento, di intervento sui grandi porti in aree molto spesso densamente antropizzate, dove purtroppo ancora oggi si approccia con una visione da greenfield, che sarebbe più idonea per aree completamente vergini, eccetera. Ecco, il momento è maturo per fare una riflessione in questo senso, in maniera, vorrei dire, un po' meno ipocrita magari da come si approccia spesso. Grazie. Io penso di sì, anche perché, come dire, passi avanti in questo senso negli anni. Io ricordo, molti anni fa, 20 anni fa, ho avuto un'esperienza da amministratore locale, ho fatto il vice sindaco e l'assessore urbanistica della mia città, che è La Spezia, e mi trovavo dall'altra parte della barricata nei confronti dell'autorità portuale che faceva il nuovo piano regolatore portuale, che era molto invasivo, che era molto, come dire, molto forte. E sono passati ormai più di 20 anni e devo dire che negli anni questo tipo di atteggiamento è fortemente cambiato. Io ho vissuto un'esperienza molto bella da presidente dell'autorità portuale, che abbiamo fatto questo tipo di sperimentazione di copianificazione tra il piano regolatore comunale e il piano regolatore portuale, attraverso una struttura che l'allora sindaco Vincenzi fece sotto la guida, diciamo, tecnica di Renzo Piano e di altri tecnici, per cercare in qualche modo di anticipare le ipotesi di conflitto fra la città e il porto, in qualche modo copianificare i modelli di sviluppo. Ci sono molto meno conflittualità, il momento è giusto, gli strumenti dovrebbero essere i nuovi piani regolatori portuali. Dal punto di vista paesaggistico io non sono, da questo punto di vista, molto preoccupato. C'è un tema, secondo me, che è stato molto sottovalutato in Italia, che è importante, che è il tema dei waterfront, perché una visione organica dei waterfront non c'è stata, è stata molto spontaneistica. Abbiamo delle situazioni positive, altre meno, però è un tema, secondo me, molto importante, perché recupera anche molte tensioni nel rapporto tra città, e alcune innovazioni tecnologiche consentono di restituire in molti porti aree. Il fatto che si siano accorpati due porti insieme, anche se ha determinato polemiche, aiuta molto. Penso ad un caso specifico in questo momento di cui si discute molto, che è Catania ad Augusta. Sono la stessa autorità di sistema. Augusta ha degli spazi infiniti e ne sta realizzando altri. Catania è un porto ipercaotico, per chi lo conosce. Spostare alcune funzioni, come si discute ora, ad esempio i container da Catania ad Augusta, concentrare Catania sul traffico traghetti e le crociere, libera, potrebbe iniziare a costruire a Catania il waterfront che non ha, seppure parzialmente, per citare un caso, ma ce ne sono altri nel nostro paese. Il tema della parte paesistica incide molto di più sulla discussione delle sessioni di stamattina, cioè sul tema dell'offshore, ad esempio. Il tema dell'offshore, secondo me, dove ci sono stati processi di accelerazione legati all'emergenza, ma se passasse, come dire, quella visione della gestione, della pianificazione dello spazio marittimo con quella possibilità molto forte di interdizione da parte del Ministero dei Beni Culturali, io sarei molto preoccupato rispetto alla possibilità di realizzare alcune delle opere che ho visto illustrare questa mattina. Va benissimo. C'è qualche altra domanda? Forse una breve domanda, ci sta ancora spazio, se no.
Va benissimo. Grazie. Grazie moltissimo, grazie per la relazione.